Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di una figura importantissima nell'ambito cinematografico, storico e mondiale, Martin Scorsese. Storia. Martin Charles Scorsese nasce il 17 novembre del 1942 a New York, figlio di una famiglia originaria dell'Italia, più precisamente della provincia di Palermo, che cresce nel Queens. Si trasferirà a Little Italy e qui crescerà. Si troverà a contatto con una realtà basata sulla criminalità, sulle gangs. Per colpa della sua asma, poi, non avrà la possibilità di praticare sport, ma neanche la possibilità di diventare un ladro o un criminale. È molto credente e pensa per un certo tempo di diventare prete, ma si rende conto che non può conciliare gli studi sacri con i ritmi della sua grande passione, il cinema. Infatti, Martin è costretto a stare a casa per molto tempo, dal momento che ha l'asma, e ne approfitta per vedere innumerevoli film di innumerevoli generi. Infatti, caratterizzanti saranno la Nouvelle Vague francese, il neorealismo italiano, il cinema indipendente di Cassavetes e molti altri. Per questo motivo, decide di diventare regista e si iscrive al corso di cinematografia dell'Università di New York. Qui riuscirà a dirigere alcuni cortometraggi fino ad arrivare al primo vero film, Chi sta bussando alla mia porta, con Harvey Keitel, quello che diventerà il suo primo attore feticcio. Ed è proprio qui che comincia la vera carriera di Martin Scorsese come regista. Filmografia. Come abbiamo già detto, il primo film che riesce a dirigere è Chi sta bussando alla mia porta, per poi proseguire con America 1929, Sterminateli senza pietà, Mean Streets, Alice non abita più qui, Taxi Driver, New York, New York, L'ultimo valzer, Toro scatenato, Re per una notte, Fuori orario, Il colore dei soldi, L'ultima tentazione di Cristo, Quei bravi ragazzi, Cape Fear, L'età dell'innocenza, Casino, Kundun, Al di là della vita, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, Ma non era di Nolan, Hugo Cabret, The Wolf of Wall Street, Silence e The Irishman. Stile. Scorsese viene considerato un iperrealista. Che cosa vuol dire? Reduce delle sue visioni del cinema, della Nouvelle Vague e del neorealismo italiano, è riuscito nel corso degli anni a costruire un proprio stile molto ben caratterizzato. La ricerca di numerose inquadrature molto ricercate e molto sofisticate, che vanno a raffigurare una realtà sporca, aggressiva, ma molto dettagliata del contesto della società di un determinato paese in un determinato momento nel film. Classici nei suoi film sono i personaggi cosiddetti anti-eroi, personaggi cinici, spietati, criminali, poliziotti, l'eterno scontro tra bene e male, tra virtù e peccato e anche tra redenzione e morte. Molte volte vediamo dei poveracci cresciuti nella strada che cercano il proprio senso nella vita nello scalare la scala sociale per avere sempre più soldi, sempre più potere, senza curarsi degli altri, soprattutto delle amicizie. Questo però il più delle volte si risolverà nella morte degli stessi. Possiamo vedere poi alcune sperimentazioni di Martin tra vari generi, ad esempio il musical in New York, New York e il caso emblematico di Shutter Island, ma non era di no, e che denotano la sua continua voglia di reinventarsi. Compagni di viaggio. Ci sono stati innumerevoli attori, montatori, fotografi, scenografi, musicisti che hanno lavorato per Scorsese e che ne sono diventati dei veri e propri simboli. Parliamo ad esempio degli attori Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Joe Pesci, Harvey Keitel, persone che hanno contribuito a far crescere l'immaginario universo di Martin Scorsese e che hanno cucito addosso delle vere e proprie caratteristiche sia fisiche che morali che sociali. Guarda caso, i più sono di origine italiana. E come non considerare la figura di Thelma Schumacher, la sua fedelissima montatrice fin dai primissimi film? Sono talmente legati che potremmo definirla la sua sesta moglie. Anche se va detto che l'ultima moglie che ha sposato è del 1999, quindi si è messo un po' la testa a posto. E poi moltissime altre persone sono riuscite a lavorare con questo immenso maestro. Ad esempio Al Pacino, Martin Sheen, William Dafoe, Liam Neeson, Margot Robbie, Matthew McConaughey e molti altri. Hanno tutti dato una propria mano per costruire questo universo dominato dal bene e dal male, da criminali e poliziotti, da peccatori e santi, da ricchi e poveri. Un universo però continuamente martoriato perché abitato da uomini. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo sproloquio.